Oh, si è spenta. Sì, no, non c'è il cazzo, scusate. Ah, ho messo la cosa che... Su cazzo, crederebbe. Ciao a tutti. Seguiteci. Manuel, fai il video che devo fare il video. Di quadrice? Ma perché? Senza guidare. Salve, stiamo andando incontro alla morte. No, no, vabbè. Nico, ho detto stiamo andando incontro alla morte, non è che stiamo morendo. Allora? Al ritorno guido io. No. Ciao a tutti! Snacco. No! Dai, stavo registrando, sto con te. Ciao a tutti. Babax da cuore. Perché devo sempre mettere il bip ai video che faccio con te? Racconta al pubblico dove stiamo andando oggi. Parunga fa. Manuel! Manuel, collabora qualcosa. Oh, si è spenta. No, non si vede un cazzo, scusate. Ah, ho messo la cosa che. Dobbiamo andare per forza di là, non è che... Nicola, Nico... Ciao! Comunque stiamo andando in un posto molto carino. Mi sento che si spende lo schermo, non vedo che c***o vorrei prendere effettivamente. Siamo andando da GDP. Questo sarà un video molto molto brutto. Vero? Primo casello passato. Saluta. Nico, che cazzo pensa a fare, terzo? Che ne saggio? E niente, siamo quasi arrivati. Quello dovrebbe essere Perno. Allora, benissimo, siamo ad Asti tra 3, 2, 1, siamo ad Asti. Allora, siamo ad Asti, stiamo... Siamo fresci di alcuni. Siamo per tornare a casa. Allora, siamo stati da Gennaro di Pace a Perno, una frazione di Monforte, provincia di Cuneo. Allora, dobbiamo dire che noi conosciamo già comunque il proprietario, perché... è originario di Saracena. Comunque, abbiamo mangiato in modo molto super, diciamo. Ci è piaciuto tutto. Quindi possiamo dare un po' di voti, tipo quando siamo andati da Borghese. Lì c'è servizio. Cavalli, pecore, che cosa c'era? Servizio, menù. Location, menù, servizio e cosa. Location, menù, servizio e cosa. Location. Voto che tu dai alla location. Io do un... Ma perché è una carina, dai. Non dire picciate che ti picchio. Ok, tu quando dai? Un 9 alla location. Interessante. 9. Sì, dai, ci può stare il 9 su 10, dai. Ci può stare. Mi faccio la palla allo specchietto, grazie. C'ha ragione anche lei. Così però vengo brutto. Locca, vado a 150. Spero di arrivare fino alla fine e montare questo video. Ok, location. Menu, servizio. Menu. Parla del menù, Manuel. Cosa ne pensi? Buono. Allora, sul menù dobbiamo dire un paio di precisazioni. Noi abbiamo preso un percorso, comprende Andipasto,
primo, secondo e dolce, quindi 4 portate al costo di 45 euro, prezzo ottimo. E poi ovviamente puoi prendere in menù alla carta accompagnato da vini eccetera eccetera. Andiamo ad Azzano. Certo, chi di Azzano batta un commento sotto il video. Ma chi sarà gente? Puoi andare un po' più piano, per favore, grazie. Ma tutto rettilineo, tutto bello come... No, no, è una... Allora, il menù comprende i piatti che sono sul menù, a scelta dello chef, lui ti prepara in versione degustazione quel piatto là. Io ho premesso che non avevo mai mangiato il foie gras. Sulla carta c'è. Quindi lo chef, stavo dicendo, mi ha omaggiato dell'antipasto con il foie gras. Io ve lo consiglio, se non l'avete mai mangiato, mangiatelo. A lui non è piaciuto tanto, gliel'ho fatto provare un pochettino, perché ha un sapore un pochino diverso, un pochino inusuale. Però accompagnato col gelato alle mandorle è spaziale. Poi abbiamo... ci è arrivato l'entrée, ovviamente. Ovviamente prima. Abbiamo aperto la porta, ovviamente. Però, senti, senti. Abbiamo tra noi un attore comico, il soldato Joker. Abbiamo fatto l'entrée, l'antipasto con il col foie gras. Quanto me ne daresti, vo? Come si dice? Minchia, mi confondo. Poi è arrivato come antipasto normale, come cosa è arrivato? Per l'antipasto è arrivato il tortino che metto qua. Molto buono, con la foglia argento che dà un colore, spicca tantissimo ed è buonissimo. Come primo è arrivato un po' di rauchedine. Rauchedine. Ho mangiato la pezzola per tutto. Poi come primo è arrivato il risotto con la pancia di maiale, molto molto buona, felicita, che metto la foto qua, sempre sulla tua faccia. Poi, cosa abbiamo mangiato prima? Ah, il secondo. Come secondo ci è arrivato il petto d'anatra, molto buono, cottura ottima. Poi è arrivato il pre-dessert, che era un sorbetto ai frutti rossi, con granella di nocciole e non mi ricordo, c'era anche un crumble sotto. Poi è arrivato il dessert, che era una ricotta che ho dimenticato, metto la foto qua, sempre sulla sua faccia, che ho dimenticato di fotografare prima perché ero preso e l'ho fotografato dopo che l'avevo già smezzato. Allora, il menù era questo. Do un bel... io sento di dare un 10. Cosa dà? 5 o 6? 10. 10? Anche lui da 10. Perché io comunque conoscevo come cucina Gennaro e sapevo già di andare a colpo sicuro, insomma. Allora, location, menu, servizio, stavo dicendo, c'erano pochi tavoli. 150 volte che sto dicendo. C'erano pochi tavoli occupati, c'era quindi soltanto la moglie del proprietario, quindi comunque è molto preparata sui piatti, che lei è ottimo, comunque un bel 9 glielo do. Quindi menu è conto. Allora, 45 euro a testa nel menu degustazione, escluse bevande, quindi diciamo un prezzo onestissimo. Io metterei un bel 10 sul conto. Cosa dici? Quando ti paghi 10? Giustamente dice non ha pagato lui. Quindi, ricapitolando, io consiglio vivamente di venire a mangiare qui da Gennaro di Pace, a Perno, provincia di Cuneo, sotto Monforte. Ah, c'è la particolarità che quando la sala... non c'è il pienone eccetera, è anche bello venire perché alla fine del servizio è salito lo chef a parlare con tutti, quindi a parlare con l'altro tavolo, gli altri tavoli che c'erano, e con noi. Ha molte cose in cantiere. Comunque è un'esperienza molto ma molto bella, perché comunque c'è il giusto mix tra la cucina calabrese, cioè i prodotti tipici calabresi, e la preparazione della cucina anche di piemontese. Per esempio c'è la battuta di Fassona. Niente, il video finisce qui, spero
spero vi sia piaciuto questo nuovo incontro, spero che vi siano piaciute le foto. Il mio spiegone finale con lui che rompeva le scatole ogni due secondi. Questo è il nuovo video del 2022 su Cucina col Fuorisede, spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un like, attivate la campanella per rimanere aggiornati su tutti i video che usciranno, perché comunque il 2022 sarà pieno di novità per Cucina col Fuorisede, anche sul profilo social, quindi sul profilo Instagram e Facebook. E niente, noi vi lasciamo. Ciao a tutti, io vi saluto. Bacio. Bacio Luce. Un bacio Luce. Un bacio.